con la parentesi della nazionale azzurra che, di Luciano Spalletti, che è ritornata in corsa per la qualificazione all'Europeo del prossimo anno in Germania. Torna il campionato di Serie A con una quarta giornata che da subito regalerà brividi ed emozioni intense. Come possiamo vedere dalla nostra grafica, si parte alle 15 con la sfida di Torino tra Juventus e Lazio, con i bianconeri che in settimana hanno smentito le voci di cessione della società, e poi è scoppiata anche la polemica inerente Leonardo Bonucci. Lazio invece che punta al secondo successo della stagione dopo aver sconfitto al Maradona la squadra campione d'Italia, il Napoli. Domani pomeriggio poi alle 18 ci sarà l'atteso faccia a faccia per quanto riguarda le prime due della classe attualmente in testa alla classifica, ossia Inter e Milan. Il quadro poi si concluderà alle 20:45, subito con una testacoda importante a Marassi tra Genoa e Napoli, con i grifoni che puntano al riscatto dopo un inizio di stagione particolarmente travagliato, mentre il Napoli deve riscattarsi dopo la sconfitta subita ad opera della Lazio. E per capire quanto l'atmosfera è importante, andiamo anche a vedere la classifica. La vedete aggiornata, almeno per quanto riguarda le prime posizioni, con Inter e Milan a quota 9 punti, Juventus e Lecce 7, Atalanta e Napoli a quota 6.